Quando è nata questa idea di Pitti Uomo, cioè di creare appunto uno spazio dedicato al pet, siamo stati invitati e abbiamo accettato ben volentieri, ecco, perché siamo attivi da 7 anni, sì, è stato un bel percorso, una bella crescita, abbiamo sviluppato tanti progetti e quindi diciamo, siamo molto soddisfatti perché abbiamo un posizionamento e ci siamo riconosciuti come un brand assolutamente di lusso dedicato al mondo dei cani. Il pensiero iniziale è nato tipo 15-20 anni fa, quando avevo appunto un bull terrier che appunto si chiamava Emma, che aveva esigenze particolari, nel senso era un cane molto freddoloso, quindi avevo l'esigenza di trovare delle cose di abbigliamento che avessero una valenza sia estetica che qualitativa di un certo livello, e non si riusciva a trovare niente in commercio. Collari lo stesso, prodotti dedicati al pet mediamente erano abbastanza scadenti, ecco. Quindi mi sono detto, ma perché non farli? Alla fine un collare è una piccola bella cintura, un capo di abbigliamento, una volta che hai studiato il design eccetera, scegliamo dei bei materiali, delle lavorazioni che vengono fatte con assoluta eccellenza, e alla fine è nato tutto da lì il pensiero. Poi io mi occupavo di altro, dopodiché è subentrata il discorso dell'approfondimento riguardo al mondo del pet e ho iniziato a elaborare i primi progetti, e da lì è nato, man mano è cresciuta, è venuta fuori Emma Firenze appunto, che è un progetto dedicato a Emma, che era la mia musa ispiratrice, che mi ha lasciato un segno insomma nella vita. Ma allora, per il futuro immagino, allora io ho visto una grande crescita. Inizialmente le risposte erano veramente, ecco, difficili, specialmente nel mercato italiano, da far capire, diciamo, un certo posizionamento rivolto al mondo del pet. Ci siamo, con il tempo, ci ha dato decisamente ragione il tempo, e facciamo anche collaborazioni con dei brand di moda di livello alto, quindi facciamo anche tanti progetti che vanno al di fuori del prodotto Emma Firenze. Quindi ci rendiamo conto che quelle che sono le necessità che ha un cane sono le stesse che può avere un figlio, che può avere una persona all'interno della famiglia, quindi cerchiamo di svilupparle al meglio e vogliamo offrire a loro assolutamente quello che è il meglio. Fa parte di uno stile di vita, ovviamente, e fa parte dello stile di vita della persona che acquista le cose.